buongiorno, buongiorno. Allora, cara Rosanna, che cosa rende, cosa porta Raffaella in Spagna? Senti, ci è bastato vedere questo delizioso filmato e già Enzo Paolo ed io quasi ballavamo. Detto della Spagna, in cui è andata poi con tre ondate successive, da cui il premio che le è appena stato assegnato, ma nel 1978, quando io da giovane giornalista accompagnai la nazionale di Berzotta ai mondiali di Argentina, ci ha laureata, si è diplomata in danza classica con Yaya Euskaya, si è diplomata al centro sperimentale di cinematografia e poi ci ha fatto vedere L'Ombelico, il che fa capire che comunque per arrivare a certi risultati è bellissimo coniugare il talento con le cose serie. Quindi anche grande competenza. Quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Sì, ma l'idea era di Gianni Buoncompagni, le coreografie di Gino Landi, però era così, è nato. Dovevamo farlo solo per una puntata, perché ogni puntata facevamo un balletto. E disse Gianni, fate una cosa semplice che devono ballare tutti. E allora... E l'abbiamo ballato tutti. Chi è che non l'ha ballato in Tucca? Tu ci ha provato, diventò, non era facilissimo. Devo dire, con Raffaella abbiamo fatto in parecchi posti del mondo, dappertutto. E mi ricordo pure quando siamo arrivati in Spagna per fare quel programma, lì la prima cosa è il Tucca Tucca. Sembrava... Sì, lo volevano, lo desideravano. Ma ci furono particolari, diciamo, problemi nella Rai del periodo, la Rai un po' ingessata, perché successe il fatto che noi ci toccavamo e il direttore generale venne in studio, disse no, assolutamente questi balli non si possono fare in Rai. Capirai. Allora, uno scabotage, stavamo un po' tutti storti perché così si vedeva che toccavamo la spalla, i fianchi, ma non delle parti. Guarda, ti dico, è stata un'avventura. Il balletto forse più difficile perché... E quindi ancora più malizioso in questa maniera. Sì, direttore sì. Generale, ancora più malizioso. Esatto, quindi l'intervento ha creato anche il danno. Senti, invece ritorniamo al successo della Carrà in Spagna. Guarda, no, lei con... Semplicità straordinaria di cui tutti noi telespettatori, colleghi, amici, giornalisti dobbiamo essere fieri. Ripeto, quando un italiano fa bene il suo lavoro e ci fa sentire orgogliosi di essere italiani, l'importante è che tu vai a quando vieni.